Ma l'idea del film è nata perché quando mi sono trasferito a Milano mi sono accorto che passava il tempo, però spesso mi capitava di raccontare cos'era veramente la mafia, perché c'è questo grande equivoco nato dall'immagine di Totorina arrestato dai carabinieri, non si sa esattamente come, però insomma così ce l'hanno raccontata e c'è questo uomo un po' tarchiato, con l'aspetto da contadina. Allora, la gente si immaginava la mafia in questo modo. Allora io tentavo di spiegare che la mafia era anche Stefano Bontade, che era uno che andava a Londra a comprare i cani per la caccia, aveva macchinoni eleganti, lui era sempre vestito bene, frequentava la Palermo bene, la mafia era anche quella là. E a forza di raccontarlo mi sono accorto che appunto noi vivevamo immersi in quel mondo là, e facendo finta di guardare dall'altra parte. La generazione dei miei genitori si sono inventati una vita parallela per non ammettere a loro stessi, ai propri figli, che vivevamo in guerra di mafia, era in piena guerra di mafia. E questa cosa un po' ora, non è che l'ho fatto, ho detto ora lo faccio così, non l'ha raccontato nessuno, mi è venuto spontaneo raccontarlo e l'ho fatto. Detto questo, ogni volta io mi appassiono, mi accaloro e comincio a parlare dell'antimafia, che così, senso, questo film racconta anche questo, però l'approccio è molto, come dire, molto leggero, non superficiale, ma leggero, si ride, si arriva a ridere, di alcuni fatti dei mafiosi o comunque delle conseguenze che comiche, ho raccontato delle conseguenze comiche che si poteva avere. E questa situazione strana della vita parallela dei palermitani poteva creare. Quindi si ride e si piange, e poi si ride e poi si piange, almeno questa è la speranza. Poi andate al cinema e casomai vi rimborso il biglietto che vi do io.